Amici di Planet Spin, benvenuti sul canale, benvenuti a questo nuovo video. Oggi andiamo avanti con un nuovo video dedicato a questo tutorial che stiamo facendo sulla pesca spinning in mare. E nello scorso video abbiamo parlato in modo diciamo più generico di quelli che sono i punti chiave che noi abbiamo definito i punti fondamentali nella pesca spinning in mare. Abbiamo iniziato con il posto di pesca e oggi ci dedichiamo alla conoscenza dei fattori meteomarini che possiamo incontrare nelle nostre battute e che ci condizionano l'azione di pesca. Vi ricordo che in questo tutorial tratteremo in maniera veloce di argomenti che sul manuale, sulla guida che ho realizzato per la pesca spinning in mare, trovate maggiormente approfonditi. Questa guida la trovate disponibile sullo shop Amazon e vi lascio in descrizione tutti i link e i riferimenti per un eventuale acquisto. Ci tengo a ricordarvi che l'acquisto di questo manuale è l'unico modo per supportare il canale YouTube Planet Spin e soprattutto questo progetto. Ora ci faremo aiutare da alcune immagini grafiche con una mappa concettuale per capire a che punto siamo, quali sono gli argomenti già trattati e quelli che tratteremo in seguito. Conoscere e interpretare correttamente le condizioni marine che possiamo incontrare nelle nostre battute di pesca è di fondamentale importanza, la potremmo definire una delle regole basilari nella pesca spinning in mare. Grazie ai mezzi che abbiamo oggi a disposizione, come canali meteo, applicazioni su smartphone o magari siti internet dedicati, possiamo conoscere con un buon anticipo l'arrivo di perturbazioni, delle mareggiate o i periodi di alta pressione che solitamente sono associati a sole e mare calmo. In questo modo andremo a regolarci di conseguenza. Mentre per i più esperti la scelta sarà di facile interpretazione, per chi da poco si è avvicinato a questa tecnica e tenta in diversi modi di riuscire ad effettuare le sue prime catture, sono sicuro che non è affatto semplice. In questo video andiamo ad analizzare insieme le varie fasi marine in modo da aiutare il pescatore nell'approccio allo spot e soprattutto alla scelta delle esche artificiali. Facciamo un'analisi di tutti i fattori che influenzano la presenza del predatore e ci favoriscono ovviamente la cattura. Partiamo con il mare calmo. La condizione più comune, la condizione marina più comune che possiamo trovare durante la pesca è il mare calmo. In molti casi però è anche la più sfavorevole se intendiamo ricercare predatori come la spigola, ad eccezione magari del periodo estivo quando possiamo incontrarla in qualsiasi condizione marina. La condizione di mare calmo può aprirci comunque tanti orizzonti se intendiamo ricercare nella pesca altri predatori come il pesce serra, il barracuda o i tunnidi in genere, ma in determinate condizioni e posti, più che altro anche periodi, possiamo trovare anche la lampuga o la leccia amia. In questi casi è importantissimo l'orario della giornata e soprattutto, come dicevo prima, sapere anche il periodo dell'anno in cui lanceremo le nostre esche. E ho già fatto questa similitudine rapportando il mare e la terra. In qualche modo si assomigliano perché ognuno di questi ambienti ha le sue stagioni e i suoi frutti stagionali, mentre per la terra può essere a seconda della stagione, la stagione degli aranci, delle arance, la stagione delle fragole, la stagione delle pesche, così è anche il mare. A seconda delle stagioni possiamo trovare determinate tipologie di frutti, in questo modo pesci, che possono essere il
pesce serra, la lampuga, il barracuda, l'eciamia. Quindi ogni stagione, ogni periodo, per ogni condizione di mare ci potrebbe aiutare a capire che predatore potremmo trovare durante questo periodo. Nella condizione di mare calmo io personalmente prediligo la pesca in scogliera, meglio ancora se su alto fondale, alla ricerca dei barracuda o i tunniti in genere, come le palamite o gli alletterati. Allo stesso tempo può essere fruttuosa però anche la pesca in foce o magari nella prossimità dei porti per cercare la spigola e serra o la lecciamia. Se abbiamo la possibilità di disporre di un natante, possiamo spingerci in postazioni non raggiungibili da riva o magari trovare quelle mangianze di tunniti a largo, ovviamente sempre se è il periodo giusto. Come alternativa però non tralasciamo la pesca spinning con le esche siliconiche all'interno delle foci, dove possiamo tranquillamente trovare la nostra amata spigola, la regina del mare, in questo caso anche la regina dell'acqua salmastra, che solitamente risale la corrente del fiume e la possiamo trovare fino a qualche chilometro dallo sbocco in mare. Sempre con il mare calmo e sempre se siamo nel periodo propizio, ovvero in questo caso quello autunnale o invernale, possiamo dedicarci anche all'edging, ovvero la pesca della seppia e del calamaro con le esche artificiali. In questo contesto può essere una valida alternativa allo spinning classico che possiamo praticare in diversi momenti della giornata. Lunghi periodi di alta pressione e di mare calmo coincidono solitamente con la presenza di acque chiare e di una grande visibilità. Proprio per questo credo sia da tenere in considerazione per le nostre lenze terminali, per i nostri terminali, l'utilizzo di fili con diametri molto ridotti, meglio ancora se utilizziamo dei fluorocarbon di buona qualità. Nella condizione di mare con moto ondoso in aumento, detto anche mare montante o in salita, possiamo avere la possibilità di pescare un gran numero di specie insidiabili con la tecnica della pesca spinning in mare. Questa è una fase molto importante, non da tutti valutata nella giusta maniera e che ha sempre regalato le più belle e inaspettate soddisfazioni in termini di catture, personalmente soprattutto per la spigola. In questi momenti le postazioni di pesca che sembravano essere state abbandonate da qualsiasi specie di pesce sono diventate all'improvviso un terreno di caccia per affamati predatori che a volte giungono anche da lontano. Ma non ci siamo mai chiesti perché succede questo. In qualche modo potremmo definire questo evento in diversi modi, ma credo che una delle definizioni più adatte sia quella dovuta al fatto che i pesci sono sensibili all'arrivo di perturbazioni e soprattutto di quelle forti, per cui tendono a fare una scorta di cibo e da qui deriva ovviamente l'aumento dell'attività predatoria per essere preparati e pronti ad eventuali periodi di digiuno. Questa condizione marina, la salita o mare montante, ha delle componenti meteo ben distinte. È uno dei fattori che influenza il moto ondoso e soprattutto il vento, che è la conseguenza della pressione atmosferica e dello spostamento delle masse d'aria fredda o calda. Attenzione però, perché il vento è anche un elemento di disturbo nella nostra azione di pesca. In questa fase sarà sicuramente in aumento, causando una perdita della distanza raggiunta nel lancio dalle nostre esche artificiali.
come per il mare calmo possiamo utilizzare tutte le tipologie di esche, da quelle di superficie a quelle della mezz'acqua, a quelle di fondo, i siliconici, il jig, un po' tutte, a differenza che utilizzando quelle troppo palettate, in questo caso con il vento che è in aumento, perderemo tanti metri sul lancio, quindi in questo caso potremmo scegliere quelle artificiali, quegli artificiali dalla silhouette più affusolata o magari quelli dotati di spostamento magnetico della pesistica interna, che grazie al migliore bilanciamento ci aiutano a recuperare i metri persi. Gli spot di pesca da preferire in queste condizioni sono soprattutto le zone a una forte esposizione al vento, perché una volta raggiunto il picco di energia qui non avremo più la possibilità di poter pescare con efficacia, per cui il consiglio è di approfittarne prima. Come anticipavo, uno dei predatori che, secondo le mie esperienze in pesca, uno dei predatori che è più sensibile all'arrivo di perturbazioni e della bassa pressione atmosferica è soprattutto la spigola. Con la salita del mare si attiva in modo esponenziale la sua attività e in alcuni casi anche più della scaduta, che scopriremo essere una delle condizioni che più favoriscono la nostra azione di pesca e la tecnica dello spinning in mare in genere, per cui è meglio approfittare di questa condizione marina. Passiamo ora alla condizione di mare mosso. Questa è considerata una delle fasi marine più favorevoli per la pesca in mare della costa e soprattutto con la tecnica dello spinning. Per motivare questa affermazione possiamo dire che il moto ondoso tende a smuovere il fondale e a portare in circolo degli organismi viventi presenti sul fondo. Questi costituiscono il cibo principale per i piccoli pesci e anche per i grufolatori che si avvicinano alla costa per nutrirsi. Queste specie sono la base della catena alimentare al cui vertice troviamo il nostro obiettivo, ovvero il predatore. Tra i vari accorgimenti da tenere presente per prepararci in modo adeguato alla condizione di mare mosso, sicuramente partirei dal nostro abbigliamento e il consiglio è di dotarci di una giacca impermeabile traspirante e un paio di comodi waders. Questi saranno sicuramente fondamentali per agevolare la nostra azione di pesca nella quasi totalità degli spot che diciamo saranno prescelti per la nostra battuta. In spiaggia, in foce o in scogliera potremo pescare a contatto con le onde, evitando ovviamente di farci un bagno fuori stagione. Mi raccomando, il mio consiglio, facciamo sempre attenzione a non essere trascinati in mare dalla risacca o da eventuali onde anomale che possono presentarsi in qualsiasi momento. Per quanto riguarda invece le esche, nella condizione di mare mosso potremmo spaziare seguendo anche quelle che sono le nostre preferenze o le nostre esigenze, ovvero il nostro modo di pescare e la nostra intuizione nel prevedere dove potrebbe circolare il predatore. Variando la scelta andremo a sondare i vari distati d'acqua nelle zone in prossimità di un giro di corrente, tra la risacca, oppure se siamo in spiaggia cercheremo di arrivare dove l'onda si frange e crea delle ampie schiumate tra le buche, nei canaloni, sulle secche. Tutti questi rappresentano degli spot ideali dove il predatore di passaggio, come il pesce serra o quelli che tendono a fare degli agguati in attesa, come la spigola, questi predatori circolano in queste zone e si appostano per tendere i loro agguati e la loro azione di caccia. Nella condizione di mare mosso vanno molto bene i minnow palettati o gli shad siliconici. Possiamo utilizzare con efficacia anche una tipologia di esche spesso non valutata in modo adeguato, un po' snobbata diciamo, e parlo degli ondulanti metallici. Questi ci permettono di rasentare il fondale e di tenere la corrente anche con recuperi lenti e lineari grazie alla loro particolare forma idrodinamica. L'ondulante secondo me rappresenta una soluzione anche economica ed efficace, preferita da molti pescatori soprattutto per la facilità di utilizzo. Durante la condizione di mare mosso non dobbiamo scartare nessuna tipologia di spot,
La nostra ricerca potrà spaziare dalle foci alle scogliere, passando per la pertinenza dei porti alle spiagge aperte, perché proprio qui, anche senza nessun tipo di riferimento come sbocchi d'acqua dolce in mare o strutture artificiali, potremo avere le nostre maggiori soddisfazioni e catturare dei bei pesci. Parliamo adesso della condizione di mare molto mosso. L'apice della mareggiata coincide solitamente con la presenza di mare molto mosso, ma come possiamo approfittare di questa condizione per favorire la nostra azione di pesca? Diciamo, questa è una domanda non di facile interpretazione. Potremmo rispondere sicuramente scegliendo delle postazioni meno esposte alla furia delle onde, che potremmo anche definire come punti di minor energia. Potremmo in questo caso sfruttare anche le scogliere frangiflutti, che con la loro posizione strategica rompono le onde a qualche decina di metri dalla riva, creando delle ampie schiumate. In questi spot il predatore in circolazione trova ossigenazione elevata e piccoli pesci foraggio che si riparano dalla potenza del mare. Anche in questo caso, come per il mare mosso, l'abbigliamento adatto, ovvero waders e giacca impermeabile, secondo me sono indispensabili per pescare agevolmente e in sicurezza. Nei pressi delle foci o degli sbocchi d'acqua dolce in mare, il punto dove insiste la nostra azione di pesca è sicuramente dove si mescano le correnti. Molte volte questa zona, che potremmo definire, abbiamo già definito in qualche video precedente che cos'è la strike zone, è questo il punto ben distinguibile e concentrato. Altre volte invece la nostra azione di pesca si può estendere per decine o centinaia di metri da un lato o all'altro della foce, anche in relazione all'erosione della costa da parte della forza del mare. Se invece siamo in scogliera, potremo scegliere quei punti dove le correnti e le onde infrante creano delle ampie schiumate. Tuttavia, in condizioni di mare molto mosso, possiamo anche preferire le pertinenze dei porti o l'interno dei moli, ovviamente dove consentito. Proprio queste zone sono quelle preferite da pesci foraggio e anche predatori, che in alternativa alle alte profondità trovano in questi posti dei punti di riparo durante le forti mareggiate. Le esche da preferire con questa fase marina sono soprattutto medi e grossi jerk minnow dotati di una buona paletta o, come detto prima, anche gli ondulanti. In questo caso, quindi con il mare molto mosso, i lipless, le esche senza paletta, o le esche di superficie o i piccoli minnow, quelli troppo leggeri, almeno per i miei spot lasciano il passo, perché in queste condizioni dove solitamente c'è un vento forte, onde alte e molta corrente marina, non farebbero entrare correttamente in pesca la nostra imitazione. Un'alternativa è rappresentata dalle esche siliconiche, presentate magari su grosse testine piombate, e l'azione di pesca sarà effettuata facendo dei recuperi, rasentando il fondale, soprattutto se siamo in cerca della spigola. Se invece siamo in cerca di altri predatori, possiamo tranquillamente
pescare dalla superficie alla mezz'acqua. In conclusione, il mare molto mosso è una condizione ottimale per le nostre battute di pesca, perché l'attività predatoria è sensibilmente in aumento. L'azione di pesca potrà risultare però difficoltosa a causa della forza delle onde e del vento, per cui non sempre riusciamo a trovare una postazione ideale dove lanciare le nostre esche se non conosciamo bene gli spot locali. La fase marina in cui il moto ondoso tende a diminuire è chiamata comunemente scaduta e succede alle mareggiate. Questa condizione rappresenta, teoricamente, una delle condizioni migliori in cui insistere la nostra azione di pesca, perché l'attività predatoria è in sensibile aumento, ma come abbiamo accennato più volte, la cattura è sempre conseguenza di diversi fattori associati tra loro in modo apparentemente casuale. I parametri meteo che influiscono sulla durata della scaduta sono solitamente il calare della forza del vento e l'innalzamento della pressione barometrica. Più lentamente il vento perde la sua intensità e maggior durata avrà questa fase marina. È risaputo che in questa condizione la scaduta i predatori circolano sotto costa con minor diffidenza, anche grazie alla colorazione scura o torbida delle acque, che comunque garantiscono in questo caso una buona ossigenazione. Nella maggior parte dei casi i predatori sono giunti per sfamarsi e sono predisposti a consumare energie per le attività di caccia. Durante la scaduta i luoghi che sceglieremo dove lanciare le nostre esche sono potenzialmente tutti buoni, da preferire quelli dove notiamo una presenza di pesce foraggio o che corrispondono all'habitat ideale delle specie che tentiamo di insidiare. La foce, la scogliera, gli ambiti portuali, ma anche le piccole anse, le rade, le punte, sono tutti ottimi spot. Anche la spiaggia aperta senza nessun riferimento, come sbocchi d'acqua oppure delle strutture artificiali, potrà regalarci soddisfazioni e ci permetterà di poter catturare dei pesci. E come più volte affermato, prediligere posti alternativi per niente o quasi per niente compromessi dalla pressione di pesca, che potremo preferirli ai classici spot più conosciuti e ampiamente sfruttati, rappresenta anche un modo per distinguere il vero amante della pesca spinning, che fa della sperimentazione e della ricerca la sua principale filosofia di pesca. Un altro spot che possiamo sfruttare in queste condizioni meteo marine è la scogliera Franciflussi, che con la sua postazione strategica rompe le onde a qualche decina di metri dalla riva, creando delle ampie schiumate dove il predatore in circolazione trova ossigenazione elevata e piccoli pesci e foraggio che si riparano dalla potenza del mare. Spendiamo qualche parola anche per la scelta delle esche da preferire durante la scaduta.
Secondo me valgono le stesse indicazioni descritte per le altre fasi marine. Come abbiamo precedentemente suggerito, possiamo optare per un modello o per l'altro anche in merito alla tipologia di predatore da insidiare, dello spot e soprattutto della fascia d'acqua, ovvero la profondità in cui insisteremo la nostra azione di pesca. Personalmente preferisco che i modelli dotati di paletta, i minnow, per tenere meglio la corrente e per essere maggiormente efficaci durante la risacca tra le onde. Allo stesso modo sono molto valide anche per esempio gli shad su delle testine piombate per sondare meglio il fondale, e queste esche ci in qualche modo permettono di rallentare la nostra azione di pesca ed entrare in tutte quelle postazioni come anse, canaloni, nelle buche che non rendono possibile l'utilizzo delle altre esche tradizionali. Le vibrazioni, i flash e lo spostamento d'acqua generati dal nuoto delle esche artificiali durante la fase di recupero sono avvertiti distintamente dai pesci, anche in presenza di mare mosso, per cui non lasciamoci vincere dal timore di non utilizzare determinate tipologie di esche in queste condizioni o magari di notte, perché pensiamo che non vengono sentite o viste. I predatori, come tutte le altre specie di pesci, sono dotati di organi sensoriali molto sviluppati, capaci di captare anche il minimo segnale nell'azione di caccia, la cosiddetta linea laterale. Eccoci giunti ai saluti finali, ringrazio tutti per la visione di questo video e ci tengo a ricordare che il manuale e le altre guide dedicate sia allo spinning in mare che alle esche siliconiche, all'edging e le altre guide che trovate sullo shop Amazon, di cui vi lascio tutti i link in descrizione, sono l'unico modo per supportare il canale YouTube di Planet Spin e soprattutto questo progetto. Ringrazio tutti per la visione di questo video, vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto per restare aggiornati con i prossimi inserimenti e ci vediamo nella prossima parte del video dedicato alla tutorial sulla pesca spinning in mare, e come sempre un grande saluto a tutti gli amici di Planet Spin. Ciao ragazzi! We'll be right back.